A cominciare dai ragazzi. Non è possibile pensare a un futuro senza nuove generazioni. La scuola senza studenti. La democrazia senza popolo. Ma questa è una follia. Vuol dire che non hanno capito niente, oppure stanno manipolando tutto, la storia della realtà. All'esterno. Quindi questa non è una lezione. Un primo punto di discussione che ognuno poi prende, fa quello che vuole. All'esterno ci sono associazioni territoriali che stanno lavorando in questa visione, in particolare per la criminalità che hanno fatto, il crimine che hanno fatto di mettere i rifiuti d'osso, per cui noi esponiamo le nuove generazioni alla morte. Ma questa è una follia. Allora che questa scuola abbia il merito indiscusso di avere dei ragazzi in gamba e si vede dal senso dell'organizzazione di responsabilità che si è mobilitato con proprio striscione sul tema dei rifiuti tossici e che ha discusso questi temi nelle classi, ce l'ho anch'io, o addirittura organizzazioni territoriali che non sono assolutamente rivoluzionarie, uno che si chiama Ciro di Francia, che ha avuto 3 morti in famiglia e che è della CISL. Ma se qualcuno pensa che la CISL sia un'organizzazione del fronte rivoluzionario del popolo, no. Casomai sono io del fronte rivoluzionario del popolo, non quello della CISL, ma sono due cose diverse. Io mi piglio le mie responsabilità e dico che, a mio parere, come quelle di altre persone, queste generazioni sono molto più consapevoli di altre, perché vivono queste contraddizioni, non so perché qualcuno li manipola. Quindi va benissimo così. Però io credo, e qua finisco, che non è che volevo fare la lezione altro, che fanno bene Emanuele, gli altri, a organizzare i gruppi di studio, perché abbiamo bisogno di conoscere le cose. Quindi quando voi chiedete di conoscere il mondo, è da pazzi non dire sì, è possibile conoscere il mondo, trasformarlo, organizzarsi in altro modo, perché se capite, questa organizzazione del lavoro, dell'ambiente, a voi va stretto, ma è ovvio, andrebbe stretto a chiunque, perché voi dovete essere condannati come un nuovo caos a far che le vittime sacrificare di che? Del fatto che lo Stato, gli enti locali non pensano al vostro futuro, ma questo è follia, si è visto con questo retino di convegno che hanno fatto, in cui non hanno invitato di fatto, se non dopo che mi sono incazzato io, una delegazione di studenti che doveva leggere un comunicato, ma perché? 3 giorni prima Sorrentino aveva parlato, devo dire con proprietà, tutti quanti si sono complimentati, addirittura la presidente, sono contentissimi dei miei alunni. Allora non ho capito, una volta va bene, un'altra no. C'è un'ufficialità che prevede che, appunto, che persone probabilmente da inquisire per malversazioni eccetera hanno diritto alla parola e un ragazzo della scuola nostra no. Ma secondo me questi non hanno capito bene qual è il dramma che vive l'Italia e che vive le nuove generazioni. Non è un caso che c'è un paese in rivolta, ma perché tutti sono pazzi? Ma perché ci sono operai disoccupati, esodati, gente che si rivolge alla Caritas. E non vogliamo qui fare la sociologia di dire quante persone soffrono la crisi. Io personalmente ho dovuto fare un prestito per permettere a mio figlio di andare all'università, quindi so bene queste cose. Ora che qualcuno le ignori, vuol dire o che fa il fesso o che sta pensando a qualche altra cosa. Noi non ci possiamo permettere più di non avere una gioventù pronta su queste cose. E quindi fate bene a chiedere, secondo me, la conoscenza di tutte le cose che vi riguardano. Il territorio inquinato, il diritto allo studio, la conoscenza e tutto quello che pensate che vi possa servire. Quindi noi all'esterno, quindi il professor Crosio non sta qua per parlare da docente o da chi. Io milito in varie organizzazioni territoriali. Perché è mio dovere da cittadino andare alle riunioni di Crepacoli, è mio dovere cittadino di andare alle riunioni dei Meritema, capito? È mio dovere di cittadino stare qui con voi, non come padre, stare qui con voi. E io sarò sempre presente, non ho scritto a qualcuno, ma non perché io devo fare il papà cretino che sta qua, no, è mio da 16 anni, quando avevo 16 anni, la mia generazione, io particolarmente, ho avuto gli stessi problemi e mi dovevo mettere giacca e cravatta per interrogare e qualcuno mi metteva pure giù. Lo ritenevo un'ingiustizia pazzesca, quindi attenzione a creare lo stato dell'ingiustizia e del rifiuto. Ripeto, non possiamo rifiutare, questa è l'ultima cosa che dico, poi Giorgio interverrà,
È impossibile pensare, è quasi criminale pensare a una scuola senza studenti, come una democrazia senza popolo. Ci sta qualcosa che non funziona in questo paradigma. Chi comanda e chi obbedisce. Ormai l'esempio di Nelson Mandela, tutti dicono Nelson Mandela, ma signori, Nelson Mandela è uno che si è battuto per il proprio popolo, è stato 26 anni in galera, ma tutti lo omaggiano adesso, ma prima era quasi un terrorista. Allora mettiamoci d'accordo, terrorista prima, santo no, no, è un uomo giusto che si è battuto per una causa giusta, e voi siate uomini giusti e donne giuste e battetevi per la causa giusta. Oh no. Sono fortunato.